Infatti il nostro obiettivo è proprio quello di fare leva sulla comunicazione, in particolare quella a distanza, quindi quella che consenta di lavorare con i portali e con la rete più in generale, con i social media e così via. Pensiamo anche a forme innovative come le applicazioni, che adesso dai 35 anni in giù sono la principale maniera per muoversi in un territorio. Quindi pensiamo ad agire in funzione di una grande valorizzazione dei siti UNESCO da mettere in rete, perché in tutto il mondo sono i principali motori dei flussi turistici. Assessore, che differenza BIT 2013, BIT 2014? Ci stiamo avvicinando all'Expo 2015, raccontiamo qualcosa? Raccontiamo che la Puglia ci sarà e ci sarà con l'innovazione, quella della quale oggi ci ha parlato il governatore Vendola, quella che la Puglia testimonia quotidianamente in tutte le sue attività. Quindi quale migliore vetrina, quale migliore occasione per internazionalizzare la Puglia una volta di più? La Puglia è già una protesi nel Mediterraneo, in particolare nell'area culturalmente più ricca, quella del sud-est asiatico. L'Expo di Milano sarà una vetrina che aiuterà, se necessario, a lanciarlo ulteriormente in una vetrina europea e internazionale che già ci vede protagonisti. Quindi aspettiamo trepidamente il 2015. Grazie assessore, buon lavoro. Grazie. Sia bene. Dottoressa, un nuovo modo di fare turismo? Sì, più che un nuovo modo è un colore nuovo al turismo, nel senso che la nostra idea è quello che, senza sovrapporci ad attività che già esistono, vogliamo dargli un nuovo punto di vista, il punto di vista, diciamo, dell'agricoltura e quindi di quanto l'agricoltura c'entri con il turismo, perché c'entra con il paesaggio, c'entra con la storia di quel territorio, c'entra con le tradizioni, c'entra, cosa ancora più importante, con la cultura enogastronomica di quel territorio. Perché, come saprete benissimo, tutti lo sanno che la cultura enogastronomica è quella che, come dire, traduce meglio e più di tutti la storia di un paese, perché è quella che muta con più fatica. Quindi il racconto enogastronomico è un racconto come dire, che è più vicino alla caratterizzazione di quel territorio, quindi di quel popolo, di quello spazio.